Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Di Battista, il Che Guevara di Roma Nord, in versione moralizzatore. Dice che comunque avverte il PD dicendogli: ma cosa volete fare? Un patto con Forza Italia? Ma guardate che Forza Italia è letame, letame è popò. Ma come dicevamo nel video precedente, ma come? Di Battista, che ha sempre definito il PD al pari di Forza Italia, la casta, soprattutto Renzi con il suo partito, eccetera, eccetera, adesso dice al PD di stare attenti perché Forza Italia è letame. Come? Ma se ne hai dette di tutti i colori, il Movimento 5 Stelle nasce per combattere il PD principalmente. Adesso, visto che sono alleati, c'è attenzione, guarda che quello lì è letame. Lascia un po' così intravedere la moralità di Di Battista. E poi parla ai 5 Stelle e dice: stare lontani dall'immoralità è un dovere morale, perché l'immoralità è come il letame, si tratta con la pala, non con il cucchiaino d'argento. Di Battista ricorda poi il recente terremoto fra i forzisti. Dice: Domenico Tallini, politico di Forza Italia, presidente del Consiglio regionale della Calabria, è stato arrestato con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso. E fino a qui nemmeno possiamo scandalizzarci più di tanto, dice Di Battista. È la solita Forza Italia. Insomma, nulla di nuovo sul fronte immorale. Nemmeno mi sorprende, dice, il fatto che Tallini fosse stato inserito, prima delle ultime elezioni calabresi, nella lista degli impresentabili dalla commissione antimafia presieduta da Nicola Morra. Uno che si può aspettare da loro che candidino un nuovo Calamandrei. Ma io ricordo Di Battista, non ricordo se era lui o comunque uno dei vertici del Movimento 5 Stelle, pubblicava, ma credo che era lui, non sono sicuro però, faceva vedere un cartellone dove c'era una piovra gigantesca, una piovra tutta nera coi tentacoli. Ogni tentacolo era una regione italiana. E ogni tentacolo di questa regione italiana, quindi aveva 20 tentacoli, questo polipo gigantesco, questa piovra, ogni tentacolo c'era, non so, la regione Lombardia, e c'era scritto quanti politici del PD erano stati arrestati, indagati, condannati. Una lista che portava a oltre 1.000 politici italiani del Partito Democratico indagati, inquisiti, arrestati, eccetera, eccetera. Questo è per farvi capire che il marcio, il malaffare esiste in tutti i partiti, in tutti i partiti. Non ci sono persone di serie A che vanno con il PD, persone di serie C che vanno con non so, Forza Italia, persone di serie A che vanno col Movimento 5 Stelle, persone nuovamente di serie C che vanno, non so, con la Meloni. Dividere gli italiani, dice: tu dimmi chi sei, allora se voti questi partiti sei una persona giusta, se voti questi sei un mezzo delinquente, sei un... No, no, così non ha nessun senso, non ha nessun senso. È come dire: in quello stato lì sono tutti criminali. No, di fare di tutta un'erba un fascio non ha senso, sono dei luoghi comuni. Quindi, dopo che si arresta una persona, un politico, dire: ah, quello è il partito del malaffare, è una sciocchezza, perché ci sono arresti nel PD, arresti in quasi tutti i partiti, perché ci sono partiti che dicono: da me queste cose non succedono. Ma è una questione di tempo, perché la persona disonesta è trasversale, non ha partito. Non è che l'uomo di sinistra è un santo, l'uomo di destra è uno dei peggiori criminali, l'uomo di centro potrebbe essere onesto, non ha senso. La persona del malaffare è trasversale, passa dentro tutti i partiti. Poi ci può essere qualche partito che dice:
Beh, fino adesso io non ho avuto ancora scandali di questo tipo, ma arriva prima o poi perché la mela marcia. Gira dappertutto, non ha un'etichetta politica la mela marcia. Questo che vorrei dire al Che Guevara di Roma Nord, di Battista, perché di Battista va così, a compartimenti stagni, no? Forza Italia è letame, ma che vuol dire letame? Non ha nessun senso quello che dice. Poi soprattutto difendendo il PD, attento Forza Italia, proprio il PD che aveva quella piovra lì nera. Ecco, insomma, questo è per farvi capire che non c'è. Che il malaffare non sta da una parte sola politica, è dappertutto, è insomma dappertutto. E poi conclude Di Battista: qui ci sono da dire cose molto più importanti. La prima è che anche grazie a politici del genere e a partiti come Forza Italia, che al posto di cacciarli se li tengono stretti perché portano voti, anche se contestualmente portano disonestà e povertà nelle loro terre, l''ndrangheta è diventata potentissima. Forse più di Cosa Nostra negli anni 90. Quella stessa Cosa Nostra favorita da Marcello Dell'Utri, fondatore di Forza Italia, e finanziata per anni proprio da Berlusconi. Io questa roba qui l'ho detta ovunque. Allora, su questo io non vi so dire se 'ndrangheta è diventata più potente di Cosa Nostra degli anni 90. Non lo so. Non sono ferrato sul tema 'ndrangheta. Però concludere la frase dicendo io questa roba qui, cerca di parlare un po' in maniera un po' più corretta. Questa roba qui, se tu dici questa roba qui vuol dire che ti mancano i termini, no? Utilizza delle frasi di senso più compiuto. Dire io questa roba qui è un linguaggio terra terra, un po', insomma, a chi si candida a diventare un capo politico di qua, un capo politico di là, il moralista, il moralizzatore. Dovresti cercare di parlare con un po' più di classe, no? Io questa roba qui. C'era qualcun altro che parlava di roba qui, roba lì. Chi è che era? Fammi pensare. C'è qualcun altro che parla così, roba di qui, roba di là. Non è elegante, è di basso livello. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, Instagram e nell'altro canale di YouTube, Teleitalia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti quanti, al prossimo video se volete tra 10-12 minuti. Arrivederci.